Buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa congiunta di Udinese Calcio e Nomago, che annuncia il rinnovo di una partnership tra questi due brand oramai storica, che va avanti a oltre 10 anni e che sarà prolungata sino al 2025. Ricordo a tutti voi presenti che Nomago è l'official coach carrier di Udinese Calcio, non soltanto per ciò che concerne la prima squadra, ma anche per tutto il settore giovanile, femminile e maschile. Abbiamo ospiti al nostro tavolo il direttore generale di Udinese Calcio, Franco Collarino, il direttore generale di Nomago, Sandy Bratasevec, e abbiamo anche il key account manager di Nomago, Manca Vizintin, che ringrazio per intervenire qui quest'oggi. Un saluto naturalmente e un ringraziamento va anche ai rappresentanti istituzionali qui presenti della regione, faccio riferimento all'assessore al turismo Sergio Emilio Bini, al direttore generale di Promoturismo FFG Lucio Gomiero, perché naturalmente quest'oggi, oltre a presentare il nuovo della partnership, e non voglio svelarvi ulteriormente, parleremo anche del nuovo pullman della prima squadra dell'Udinese in collaborazione proprio con Nomago, che come sapete, vista la partnership che Udinese Calcio ha con Promoturismo, porta su entrambe le facciate una brandizzazione che richiama località simbolo della nostra regione. Dunque saluto l'assessore Bini, saluto Lucio Gomiero e saluto anche il sindaco di Grado Dario Raugna e l'assessore al turismo del comune di Lignano Sabbiadoro Massimo Brini. Per iniziare cedo subito la parola al direttore generale di Udinese Calcio, Franco Collarino. Bene. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, benvenuti in questa conferenza stampa congiunta dove annunceremo il rinnovo, il prolungamento della partnership con quello che ormai è il nostro vettore ufficiale già dal 2009. È proprio il caso di dire che le strade di Udinese Calcio e di Nomago si sono in questi anni intrecciate in forma sempre più solida e strutturata, accompagnando quelli che sono i rispettivi percorsi sempre con un continuo interscambio costruttivo volto sempre alla crescita e al miglioramento. Ed in tal senso desidero ringraziare il direttore generale di Nomago, Sandy Bratasevec, col quale appunto abbiamo instaurato una collaborazione già da tanti anni e che oggi è ormai un interlocutore consolidato per la nostra società, così assieme come avviene con l'intera società di Nomago. Oggi inoltre per noi è una giornata importante perché presenteremo il nuovo pullman ufficiale e quindi il frutto della collaborazione fra Udinese Calcio e Nomago, il pullman ufficiale della prima squadra. Si tratta di un pullman veramente innovativo e voi sapete che l'Udinese Calcio è una società sempre particolarmente attenta all'innovazione e in particolare la ricerca del comfort, la ricerca della sicurezza sono per noi delle priorità. Vedrete che questo pullman è la miglior sintesi di quella che è la filosofia di Udinese Calcio, ma anche la filosofia di Nomago. E fra un po', vedendo il pullman, avrete anche modo di poter respirare quella che è un po' l'aria, l'atmosfera che avvertono i calciatori quando si spostano da una tratta all'altra, da una città all'altra, soprattutto quando stanno per arrivare allo stadio. Ci tengo anche particolarmente a ringraziare i giornalisti sloveni provenienti dalla Slovenia qui oggi presenti. Questo è un segnale dell'importanza del nostro partner in Slovenia, ma anche un segnale dell'importanza della nostra collaborazione, dell'unione dei nostri brand. Mi piace anche ricordare che c'è un forte interesse per l'Udinese Calcio in Slovenia e questo noi lo verifichiamo in occasione di tutte le partite in casa dell'Udinese, dove ci sono sempre numerosi giornalisti presenti che si accreditano qui alla Dacia Arena. E poi anche mi piace ricordare come tradizionalmente la Dacia Arena sia uno stadio che ospita spesso tifosi provenienti dall'Austria, provenienti dalla Slovenia. Questo è un po' anche il segnale che il tifo, la passione per i bianconeri si estende anche oltre confine, allargando un po' quello che è il nostro bacino di utenza. E in questo senso posso constatare che c'è un sempre maggiore interesse e questa è anche la conferma dell'interesse che il nostro club
riceve, soprattutto per quanto riguarda la struttura sempre più family friendly del nostro stadio, ma anche perché si sta confermando la Dacia Arena sempre di più come polo di attrazione turistica. Ed in tal senso desidero ringraziare l'assessore regionale al turismo e alle attività produttive Sergio Emidio Bini, il direttore generale di Promoturismo FVG, con i quali stiamo collaborando per la seconda stagione sportiva, e sono qui presenti con noi oggi. Grazie in particolare alla partnership con Promoturismo FVG, la Dacia Arena è inserita in un circuito turistico della regione, della bellissima nostra regione Friuli Venezia Giulia, con un continuo richiamo di visitatori, e questo è un ulteriore segnale di quanto è importante la nostra struttura anche come volano per lo sviluppo del turismo e dell'economia del territorio, e questo grazie anche alla vivissima sinergia che c'è in essere in questo momento tra l'Udinese Calcio e la regione Friuli Venezia Giulia. Oltretutto voglio anche ricordare, come ha fatto anche Jacopo poco fa, analogamente a quanto avvenuto col precedente Pullman, anche il nuovo Pullman sarà brandizzato da Promoturismo FVG, e quindi verranno richiamate le immagini delle principali località turistiche della nostra regione, rinsaldando in questo modo quello che è il nostro ruolo di brand ambassador e quindi di ambasciatore della nostra terra e nei nostri viaggi in Italia e anche oltre. E in tal senso desidero anche ringraziare per la loro presenza qui tutte le autorità e i sindaci delle varie città coinvolte. Ecco, io vi ringrazio, e prima di passare la parola a Sandy Bratasavec, desidero ricordare che Nomago non è soltanto vettore ufficiale della prima squadra di Udinese Calcio, ma anche della primavera, di tutte le squadre del settore giovanile, tanto femminile che maschile, e questa conferma di quanto sia coinvolta Nomago in quella che sono tutte le attività del mondo udinese. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille al direttore Collavino. Adesso, come preannunciato, la palla passa a Sandy Bratasavec, direttore generale di Nomago. Prego. Grazie. Un caro saluto anche da parte mia, e grazie per la vostra numerosa partecipazione. Un ringrazio speciale va al nostro partner di lunga data, Udinese Calcio, e a te, Franco, caro Franco, come direttore generale. Saluto anche altri eminenti ospiti oggi qui presenti. Essere qua nel Dacia Arena è sempre qualcosa di speciale, anche oggi per noi è un momento importante. Sono davvero felice e orgoglioso che sarà la Nomago anche nel nuovo decennio a prendersi cura del trasferte e il pullman, sia per la prima squadra, come già annunciato direttore Colovino, sia per le squadre del settore giovanile. Nonostante Nomago sia stata fondata con la fusione di oltre 10 società indipendenti in Slovenia, Italia e Croazia, la nostra presenza sul mercato italiano supera 12 anni, e la parte della società ha iniziato come prima, ha festeggiato l'anno scorso il suo 90° anniversario. L'Udinese Calcio è stato uno dei nostri primi partner importanti sul mercato italiano, con il quale collaboriamo con successo già da 10 anni. Sono sicuro che il prolungamento del contratto fino al 2025 mostra le nostre chiare intenzioni che l'Italia, ovvero il mercato italiano, è per noi di grande importanza strategica, e nello stesso momento il nostro impegno qua a lungo termine. In particolare ci concentriamo sul Friuli Venezia Giulia e sul Veneto, che non oltre a 6 milioni di residenti rappresentano un obiettivo più importante del nostro piano a medio termine. Per offrire all'Udinese Calcio trasferte alle gare, allenamenti e altri impegni ancora più comode e sicure, siamo oggi qua per presentare il nuovissimo pullman brandizzato Udinese Calcio. Il pullman Setra è il pullman tecnologicamente più avanzato, che offre la sicurezza ai massimi livelli. Dotato del sistema di controllo di velocità automatico di ultima generazione, sistema anti-ribaltimento
Wi-Fi, 5 monitor, microfono portatile con ricerca wireless, sedili premium con poggiatesta anatomico regolabile, 2 frigoriferi, 2 macchine di caffè, 2 forni di microonde, bagno, connettori, USB e tutto l'altro che vedrete dopo. Naturalmente il nuovissimo Pullman soddisfa i più alti standard ecologici in quanto dotato del motore Euro 6D. Adesso ho citato solo qualche caratteristica, i dettagli di Pullman che servirà alla prima squadra lo potrete conoscere in prima persona dopo la conclusione della stampa davanti allo stadio. Oltre al Pullman in oggetto, la Nomago dà alla disposizione esclusiva all'Udinese Calcio 5 Pullman turistici in qualsiasi momento. Siamo impegnati a far crescere la nostra attività in mercato italiano e siamo fieri di essere presenti con altre importanti squadre della regione come Pallacanestro Trieste e Pordenone Calcio e offriamo i nostri servizi anche alla Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori. Saluto con affetto anche il capitano della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori, Emanuele Savani, che è qui presente con noi. E da settembre 2018 che ventiamo una filiale anche in Italia, l'Alibus International di Pordenone che abbiamo comprato. E l'intero gruppo Nomago ha oggi oltre 1100 dipendenti, dei quali più di 100 di nazionalità italiana. In Italia abbiamo anche un'importante parte del nostro parco veicoli, più di 50 Pullman, che è in grado di offrire viaggi comodi e sicuri e anche soddisfare gli standard ecologici ai massimi livelli. In tutto il parco veicoli Nomago vanta di oltre a 700 Pullman in vario tipo. Secondo i primi risultati, il gruppo Nomago ha concluso con successo l'anno 2019 con circa 99 milioni di entrate e 12 milioni di EBITDA. È nostra intenzione anche nel 2020 di investire nel parco veicoli. Quest'anno solo in Alibus abbiamo investito più di 2 milioni e a Nomago 6 e come gruppo più di 10 milioni di euro solo in veicoli. Allora investiamo anche in digitalizzazione e di espandere le nostre attività su tutti i 7 mercati europei dove siamo presenti in questo momento. Oggigiorno Nomago è presente in più aspetti sul mercato italiano. Servizi occasionali per gruppi, comitive, club, scuole, particolarmente presente anche nei porti di Venezia e Trieste relativamente al turismo croceristico. Oltre a ciò, effettuiamo regolarmente linee nel territorio della base di Aviano e linee Nomago Intercity con quali connettiamo le grandi città dell'Europa. Alla fine devo dire che non è un segreto che stiamo studiando anche le possibilità sul mercato italiano di nuovi acquisti relativi ai segmenti di nostro interesse. Il primo interesse è i trasporti occasionali, ovvero i servizi charter, dove abbiamo appena concluso il sistema di monitoraggio dei veicoli che permettono ottimizzare della gestione dell'ampio parco veicoli e dall'altra parte migliora l'esperienza del viaggio e per i passeggeri. Secondo segmento importante sono le linee dei scuolabus. Sono i comuni di Sacile, Bruniera, Salgereda e Spresiano con i quali abbiamo stipulato dei contratti pluriennali in anno 2019 e anche con altri che abbiamo già prima portato. Abbiamo inoltre acquistato 9 pulmini speciali che hanno la capacità di trasportare 51 bambini. Così che il gruppo Nomago fornisce servizi in più di 120 scuole in Italia, Croazia e Slovenia e per altre istituzioni di vario tipo di regione. Il terzo segmento è il trasporto pubblico, detto in Italia TPL. In Slovenia copriamo più di 35% della quota del mercato ed è nostra intenzione espandere questa attività anche in Italia e Croazia, siccome possiamo vantarci di esperienza, personale istruito e parco veicoli molto moderno. Siamo interessati anche al trasporto pubblico locale dove siamo già presenti in collaborazione con APT di Gorizia, con la linea internazionale che connette Gorizia e Nova Gorizia. E la quarta area di interesse che vogliamo sviluppare in Italia è sicuramente il turismo. Siccome sappiamo bene che gli italiani sono tra i più grandi viaggiatori d'Europa, sempre pronti all'avventura e a scoperte di posti nuovi.
Un focus particolare nei prossimi anni sarà anche sullo sviluppo e ulteriore espansione della rete di trasporto internazionale Nomago Intercity, che già oggi interessa le città di Venezia e Trieste, alle quali vorremmo aggiungere anche Udine, Verona e altre grandi città italiane. Infine, colgo l'occasione per ringraziare l'Udinese Calcio e il suo direttore Franco Colovino per la fiducia che ripone in noi. Come sempre, daremo il massimo, ma lo faremo con gioia, perché siamo tifosi dell'Udinese. Forza Udinese! Grazie. Grazie mille al direttore anche per questo auspicio, per questo augurio finale. Ma come vi dicevo in apertura, abbiamo qui presente anche le istituzioni. Dunque imiterei qui al mio fianco per un saluto il direttore generale di Promoturismo FVG, Lucio Gomiero. Prego, direttore. Buongiorno a tutti. Salto i ringraziamenti, va bene? Poi li lascio chiudere magari a Sergio Bini, ma ovviamente ci fa molto piacere essere qua. Tre pensieri veloci. La storia del pullman parte un po' da lontano. L'anno scorso non ce l'avevamo fatta questa idea, quest'anno ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta che molto bene. E la realizzazione sia del pullman versione invernale sia di quello estivo è un po' come una sfilata di moda, no? Adesso presentiamo la collezione estate. E devo dire che ha funzionato molto bene. Ha funzionato molto bene per la realizzazione grafica che è stata ottenuta. Era perfetta quella precedente, lo sarà anche quella di oggi, però ci è servita molto come turismo per creare il sistema, perché attorno al pullman, attorno all'idea del pullman, anche su altro devo dire della piattaforma udinese di collaborazione che abbiamo, attorno al pullman si è creata una specie di adesione dei vari comuni, dei sei poli della montagna, dell'enogastronomia e adesso delle due località che su ciascuna delle due fiancate appare di Grado e Lignano. Quindi è stato un esperimento, è stato di successo per creare il sistema turistico. Secondo pensiero, ci fa piacere che questo pullman non sia solo ad appannaggio dell'Udinese, ma viaggi anche in rotte che non sono quelle tipicamente italiane. Anzi, più va lontano, più contenti siamo. A questo punto lo dico al direttore con grande simpatia. E questo porterà lontano i brand delle nostre località di Grado e Lignano da adesso in poi. Noi siamo molto affezionati alla Slovenia, con la Slovenia lavoriamo moltissimo anche a livello di promozione turistica, quando ci spostiamo magari un po' più lontano, quando andiamo nel nord della Germania, come andremo fra poco a marzo o in altri paesi, quando collaboriamo per il mondo della bici, per il mondo dei cammini. E devo notare un'informazione questa, che gli sloveni sono sempre più turisti affezionati, transitano sempre meno del Friuli Venezia Giulia perché si fermano sempre di più. In montagna restano 4-5 giorni, al mare rimangono almeno 2-3 giorni e il numero di presenze è crescente sempre a due cifre negli ultimi 4-5 anni. Questa è la testimonianza anche di una fruizione turistica. Poi chiudo con l'ultimo, ho imparato che quanto costa un pullman, ho detto che costa molto di più di un gatto delle nevi, che pensavo che già costassero tantissimo, 400.000 euro, che ho visto 500.000 euro. È un pullman che ci ricorda anche come ci sia un turismo che viaggia in pullman in Europa, su cui dovremmo dare attenzione, perché viaggiare con un pullman così, devo dire che è del tutto forse migliore di un'esperienza, e non cito qui alcune compagnie, di un viaggio aereo tutto stipato con bagagli che devi lasciare a destra e a sinistra. E quindi ho imparato anche qualcosa e vi ringrazio e buon anno a tutti, buon decennio. Grazie mille al direttore Gomiero. Lasciamo per i colleghi sloveni la possibilità a Manca di tradurre l'intervento del direttore Gomiero e poi chiudiamo con le parole dell'assessore Bini. Prego. Vesel sem, da nam je uspelo letos to, kar smo si želeli, in sicer brandizirati oziroma značiti nov avtobus. Uporabil je naslednje izraze, se pravi, da oba avtobusa skupaj izgledata kot modna revija, torej danes predstavljamo poletno kolekcijo z novim avtobusom, ki sta značena v smislu mest Gradež in Lignano. Vesel je tudi, da s tem se promovira dežela Furlanija, Julijska krajina tudi širše, se pravi na vsako tekmo, ko bomo odpeljali
igralca Udinese Kalča se bo videl, se bo širil glas tudi celotne dežele, zato je tudi spodbudil, da ne bi se ekipa vozila čim dlje. Zahvaljuje se tudi in poudarja dobro sodelovanje z ostalimi slovenskimi institucijami, s katerimi ima zelo dobre izkušnje. Vesel je tudi, da rast turistov in pozdravlja tudi to, da se slovenski turisti v deželi zadržujejo vedno več časa. Grazie mille Manca. Allora, affidiamo le conclusioni all'assessore all'attività produttiva e al turismo Sergio Emilio Bini, che invito qui al mio fianco. Grazie mille, assessore. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Più che conclusione, un saluto e un ringraziamento per l'invito. Per me è un piacere essere qua in questo, nel tempio del calcio, non solo friulano ma italiano, secondo me, una struttura meravigliosa. Ogni volta che vengo l'ammiro con grande entusiasmo. Oggi mi ha colpito il nuovo pullman. Tu arrivi, vedi questa navicella spaziale, mi verrebbe da dire, ancora un po'. Prima è stata descritta la tecnologia che c'è dentro, beh, un giro di giostra, secondo me, ne varrebbe davvero, davvero la pena. Beh, che dire, noi innanzitutto ho visto due realtà imprenditoriali importanti, l'Udinese Calcio, ma anche la vostra società, una società importante, una società che genera ricchezza e soprattutto che genera posti di lavoro. È una dimostrazione plastica di che cos'è il Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia è sempre stata una regione che ha lavorato, collaborato ed è cresciuta insieme ai paesi contermini, la Slovenia in primis. Noi abbiamo già da due anni a questa parte intrapreso una nuova strada di promozione di quelli che sono i brand, di quelle che sono le ricchezze del Friuli Venezia Giulia, affidandoci ad ambasciatori importanti, l'Udinese Calcio in primis, ma non solo, mi verrebbe da dire, tutte le realtà sportive importanti, tutti i campioni che caratterizzano il Friuli Venezia Giulia, perché chi meglio di loro riescono a far breccia nel territorio italiano, ma non solo, e nel cuore delle persone. Quindi il fatto di, e ringrazio il Comune, il Sindaco, lo saluto di Grado, l'assessore del Comune di Lignano, cioè i brand turistici per antonomasia per quanto riguarda sia il turismo estivo, ma anche vecchio pullman, il turismo invernale, con tutte le varie piazze, poli della montagna del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo iniziato un percorso assieme, lo continueremo assieme, io mi auguro che si possa crescere assieme sia per quanto riguarda le nostre esperienze ma soprattutto per quanto riguarda la promozione del Friuli Venezia Giulia. Non voglio farla lunga, era solo un saluto e un ringraziamento, forza Udinese e soprattutto speriamo, insomma, domani abbiamo una partita importante, direttore, ciao. Quindi servono i tre punti, grazie. È l'augurio di tutti che riusciamo ad accontentare, tra virgolette, anche l'augurio dell'assessore Mini.